Buongiorno cari, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi è una bella giornata, c'è cioè il sole proprio in faccia che mi fa proprio essere contenta della vita. No, allora, oggi sono qui per fare un video che in realtà anche questo mi è stato molto richiesto. Da chi direte voi, chi ti chiede questi video? Voi non conoscete la chattina segretissima di Telegram di Fede? Se andate sotto i video di Federica, Prismatic 310, troverete il link della misteriosa chattina e scoprirete tutto. Oggi volevo fare il video sui miei rossetti di MAC, però il video sarà diviso in due parti perché sono tanti e io non ce la faccio a sbocciarveli tutti sulle labbra in una volta sola, anche perché sennò il video verrebbe di 40 anni e non è proprio il caso. Quindi oggi vi farò vedere le edizioni limitate, la maggior parte delle quali purtroppo non potete più trovarla nei negozi, a meno che non siete veramente tanto 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 fortunati, però insomma ci sono sempre canali alternativi, eBay o altro, dove è possibile reperirli se i colori vi piacciono tanto. Io, come al solito, vi dico che questo video è molto tranquillo, è molto sereno, è molto divertente, così giusto per farci una chiacchierata su altri argomenti. Di tanto in tanto mi affido sempre alla vostra intelligenza, perché io vi considero tutti molto intelligenti e quindi capite che questo è soltanto un modo mio di condividere altre cose che non sono i libri. Lo dico ogni volta perché so che purtroppo il mondo di YouTube fa schifo, il mondo che gira intorno a YouTube fa ancora più schifo e c'è chi non capisce. E vabbè, lasciamo perdere. Comunque, io inizierei immediatamente perché i rossetti sono tanti e quindi vorremmo anche sbrigarci sufficientemente presto. Il primo che vi faccio vedere è quello che sto indossando in questo momento, che si chiama Have Your Cake. Questo è uscito da pochissimo con la collezione Flamingo Park, che è la super mega iper gigantesca collezione di MAC primaverile. È un matte ed è questo. Io mi sono scritta come MAC definisce i colori, perché così ci facciamo due risate con quanto sono folli le descrizioni di MAC. Have Your Cake è descritto come un bright magenta, e questo ci sta, è un bel magenta leggermente violaceo, è il figlio illegittimo di Heroin e Flatout Fabulous. Somiglia molto più a Flatout Fabulous, però questo è più viola e ovviamente è meno opaco. Lo swatch è qui, vedete che bel colore. Questo sul sito è esaurito, ma negli store dovreste trovarlo abbastanza facilmente ancora. Adesso vi faccio vedere prima quelli che potreste ancora trovare, perché così se vi interessano potete andare nei negozi ed effettivamente vedere se li hanno ancora, oppure sul sito, perché alcuni sono ancora disponibili sul sito. Il rossetto è molto molto bello, molto cremoso, molto confortevole, è opaco, ma non è quell'opaco che secca eccessivamente. Il colore mi piace tantissimo, ovviamente questo è proprio uno dei colori a cui io sono più attratta e è bellissimo, molto molto bello, dura tanto come tutti i matte di MAC, e insomma è un bel colore e se vi piace questo lo potete ancora trovare. Quindi questo è Have Your Cake. Lo swatch è questo qui. Questo qui è Dangerously Red ed è uscito con la collezione di Zac Posen. Zac Posen è uno stilista, MAC molto spesso fa collezioni con gli stilisti. Il packaging è completamente diverso da quello standard, è così. Infatti questo costa un pochettino di più rispetto ai rossetti standard. E io all'inizio non avevo guardato tantissimo questa collezione, però poi ho visto questo, l'ho guardato meglio e mi sono resa conto che mi piaceva molto come colore, quindi ho voluto prenderlo. Anche questo è matte, però ha già, al contrario di Have Your Cake, questo ha un effetto quasi velvet sulle labbra, non so se lo notate. È leggermente più lucido di molti altri matte di MAC che ho. Per esempio Russian Red è molto più opaco, secondo me. Viene descritto come un fucsia blu. Sì, è un rosso un po' fragola, un po' così, con del fucsia all'interno, molto 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 bello. Questo dura tantissimo, ha una bellissima resa, dopo un po' tende ad asciugarsi un po' di più, però il colore è stupendo. Questo è lo swatch che potete vedere vicino a Have Your Cake, perché scelgo sempre le posizioni peggiori per fare gli swatch. Comunque il rossetto è questo qui, molto 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 bello, molto confortevole. Il packaging secondo me è bellissimo, tra l'altro Zac Posen è famoso per questi vestiti molto geometrici, quindi il packaging ovviamente richiama. Sono usciti altri due rossetti in questa collezione che però non mi interessano particolarmente. Questo però è molto molto bello, lo dovreste riuscire a trovare sia online che nei negozi, perché
Non mi è sembrato che andasse molto a rubo questa collezione. C'era anche una palettina occhi che non era male, però non credo che cederò. Però il rossetto è molto molto bello. È molto simile a Relentlessly Red, però questo è più morbido. Io l'avevo provato una volta Relentlessly Red, ma essendo un retromatte è veramente molto 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 secco. Se non vi piace l'effetto dei retromatte e volete qualcosa di leggermente più cremoso, sicuramente questo. Il packaging è stupendo, mi piace tantissimo il rossetto, assolutamente approvato. E quindi questo è Dangerously Red. Questo qui è Among the Fireflies, è un cream sheen ed era uscito con la collezione Fairy Whisper che a me era piaciuta tantissimo. È un bel nude marroncino, ma che lo descrive come un soft mocha, e sì, è un marrone cappuccino caffè latte molto 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 bello. Essendo un cream sheen è molto lucido, è molto confortevole sulle labbra, dura anche tanto secondo me per essere così cremoso. Lo swatch è qui, è un bellissimo colore se cercate qualcosa di tu per tutti i giorni che sia molto easy, che non sia troppo opaco, troppo colorato, che quindi potete riapplicare anche senza lo specchietto, perché questo è veramente molto carino. Il finish secondo me non è neanche poi così lucido, sta fermo, non va da nessuna parte, è molto stabile sulle labbra, è molto 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 bello. Questo si può trovare ancora sia online che nei negozi ed è secondo me molto bello perché è un colore da tutti i giorni perfetto con qualsiasi trucco. Se caricate un po' gli occhi potete mettere questo che smorza un po'. Ma anche se fate un trucco semplicissimo come questo, ci sta comunque bene. È molto molto bello. Voi sapete che io adoro i marroni e quindi questo mi piace tantissimo. Ve lo consiglio, è molto molto bello. Dura anche tanto, l'ho detto, sì, ok. Quindi questo è Among the Fireflies. Questo qui è On the Look, è uno dei mattini che erano usciti con la collezione Magnificent Me. Era uscita, mi sembra, verso ottobre. Questi sono dei rossetti dal packaging completamente diverso da quelli standard, vedete? Sono dei mini stilo, piccolini, che hanno il taglio così. Questi sono dei rossetti semi-opachi, sono più lucidi secondo me dei satin, ma restano abbastanza sulle labbra. Sono a metà tra gli amplify dei satin, più che essere dei semi-matte. Il colore è questo qui, è un viola piuttosto intenso ma non eccessivo. MAC lo descrive come un viola scuro intenso, sì, scurissimo io direi di no, però comunque è un colore molto bello. Questo è più scuro, è leggermente più scuro di Heroin ed è un po' diverso come colore, ma se avete Heroin forse questo non vi serve, anche se io ce l'ho Heroin. Questo in realtà non era quello che io volevo, perché io volevo quello che si chiamava Strutting Fabulous, che era un lilla molto più chiaro, soltanto che non c'era più in negozio, non avevo voglia di ordinarlo online, anche se questi online si trovano ancora, in negozio dovreste chiedere. Questo in realtà è un pochino disomogeneo sulle labbra, bisogna un po' lavorarlo bene, magari serve una matita. Io ovviamente li sto applicando tutti senza matita e ovviamente li sto applicando malissimo perché io ho bisogno della matita come guida perché ho le labbra molto asimmetriche, non ho le labbra particolarmente definite. Però questo è carino, non lo consiglierei tantissimo. Se volete un colore simile, meglio Heroin. Oppure se lo trovate, Strutting Fabulous, che secondo me era molto molto bello. Lo swatch è questo qui, l'ultimo qui, questo qui, è On The Look. Molto molto carino, però ecco, secondo me è un peccato che questi però siano di edizione limitata, perché sono un bel finish, sono molto cremosi, sono piacevoli da tenere sulle labbra, non sono secchi e non seccano troppo le labbra. Peccato che questi siano solo edizione limitata e MAC non li mette in permanente. Prima o poi magari succederà. Comunque questo è On The Look. Andiamo avanti. Questo è il primo dei due Viva Glam in edizione limitata che vi farò vedere. Questo è il Viva Glam Miley 1. Molto 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 bello. Questo è uno dei miei rossetti preferiti in realtà. Fu uno dei primi che comprai di MAC in realtà, però è veramente bellissimo. Questo l'ho portato tantissimo durante l'estate, durante la primavera dell'anno scorso. MAC lo descrive come un rosa caldo, sì, è un fucsia a base calda,
molto molto bello, proprio un hot pink, proprio estivo. Ho abbandonato l'idea di swatch sul braccio e quindi ve li metto sulla mano perché siamo più comodi, altrimenti rischio di sporcarmi. Lo swatch è questo. Questo è un amplified, non so se l'ho detto, molto bello. Questo dovresti ancora riuscire a trovarlo sia online che nei negozi, perché non credo che sia andato sold out in realtà. Questo perché i Viva Glam delle Star, quindi quelli in edizione limitata, durano un anno praticamente, ne escono due, uno ne esce a gennaio, uno esce, se non mi sbaglio, o settembre-ottobre, e insomma sono in collaborazione con una Star. Questi erano in collaborazione con Miley Cyrus, e i Viva Glam, ovviamente l'intero ricavato della vendita di Viva Glam va al fondo MAC, che sostiene gli uomini, le donne e i bambini affetti da AIDS e HIV. Quindi, se volete un colore simile, puntate su un Viva Glam piuttosto che prendere uno nell'edizione permanente normale, perché così almeno fate anche un po' di beneficenza. Il rosetto è bellissimo, dura tanto, somiglia molto a Impassioned. Impassioned, secondo me, è più corallo, però i due sono veramente molto molto simili. Se volete un colore tipo Impassioned, prendete secondo me questo, perché almeno fate anche una buona azione. Il rossetto è bellissimo, dura tanto pur essendo un amplified, si mette tranquillamente senza la matita, non sbava, nonostante sia, come vedete, piuttosto lucido, piuttosto cremoso. Bellissimo, vi consiglio assolutamente di prenderlo se lo trovate ancora. Quindi questo è il Viva Glam Miley 1. Il secondo Viva Glam che vi faccio vedere è questo, che è il Viva Glam di Ariana Grande, che è uscito da pochissimo. È un matte, è un colore molto scuro, molto intenso, molto di impatto. Questo è molto carino perché ha un lip gloss. I Viva Glam escono sempre in coppia, lip gloss e rossetto. Io ho il Viva Glam Miley anche in lip gloss, che mi piace moltissimo, molto carino. Viva Glam, cosa sto dicendo? Oh mio Dio, non ce la faccio. Il lip gloss di questo combo è molto molto chiaro e trasparentino. Sinceramente sto facendo il pensiero di prendere anche quello, che secondo me potrebbe essere molto sfruttabile. Questo viene definito come un prugna intenso, assolutamente la descrizione è azzeccata. Un colore molto scuro. Questo o viene amato o viene odiato, perché alcuni lo bocciano, alcuni lo promuovono. Io sono un po' a metà, nel senso che il colore è molto molto bello, è un colore che a me personalmente piace tanto e trovo che sia molto molto bene sulle persone molto chiare. Almeno a me piace tantissimo l'effetto proprio di impatto, pelle molto chiara, rossetto molto scuro, oppure rossetto chiarissimo e pelle molto chiara, perché sono un po' strana ovviamente. Però effettivamente non è tra i migliori dal punto di vista della texture, perché è un po' disomogeneo. Gli scuri di MAC sono un po' una hit or miss, o sono molto molto buoni tipo Anti Velvet, o fanno un po' fatica a rendere perfettamente. Però questo comunque è molto carino, molto molto bello, sicuramente un colore che va adeguato ad un trucco molto ben pensato. Però comunque, se vi piacciono i colori molto scuri, ripeto, considerate di comprare il Viva Glam, soprattutto perché sono per beneficenza. Questo è lo swatch, vedete, dallo swatch si vede che non è proprio 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 il rossetto più omogeneo del mondo, però è molto bello secondo me. Ho detto che è un matte, sì. Io un po' come per quello di Miley Cyrus, in realtà non conosco particolarmente queste cantanti. Sì, qualche canzone la conosco, però insomma non sono una fan, ecco. Però per beneficenza si può fare, si può fare. Quindi questo è il Viva Glam di Ariana Grande, il primo. Vedremo come sarà il secondo. Andiamo avanti. Allora, potrebbe sembrare identico a quello che abbiamo visto prima, ma non lo è. Dirò sotto questo sono adesso. Questo qui è Witch. Poi vedete, vi farò vedere come si scrive. Anzi, ve lo faccio vedere se riesco. Sì, dovreste riuscire a leggerlo. Questo era un'esclusiva online che era uscita con la collezione di una rapper americana che si chiama Brooke Candy, ma io non l'ho comprato per quello, ma l'ho comprato per il nome, perché si chiama come una canzone di Florence and the Machine. Questo ce l'abbiamo uguale, sia io che Serena. Vi metterò sotto il link del suo canale, perché anche lei parla di libri. Ce l'abbiamo uguale. Abbiamo fatto un casino immenso per prenderlo, perché era andato sold out sul sito italiano. Ce lo siamo fatto prendere in Francia da una mia amica, quindi ce l'ha rispedito in Italia. Insomma, è stata una grande avventura che abbiamo vissuto insieme io e la Sera, per avere questo rossetto. Questo è un Amplified Cream, non so se l'ho detto.
Allora, personalmente, se non fosse stato per il nome e per la canzone di Florence, probabilmente non l'avrei preso perché il rossetto è un po'. Allora, il fatto che sia così cremoso, questo viene descritto da Marco come un prugna intenso, il fatto che sia così cremoso lo rende estremamente disomogeneo. Ha bisogno di essere messo sopra una matita perché altrimenti si vede tantissimo. Il colore delle labbra sotto e con un colore così scuro non è bellissimo. Lo swatch è questo qui. Questo è quello di Ariana Grande. Questo è Witch Witch. Non so se dalla videocamera si riesce a capire, ma ha un leggerissimo sheen blu viola, che è bellissimo perché rende le labbra molto, molto belle. Come si dice in italiano? Plump. Belle turgide, belle ingrandite, però la texture del rossetto non è granché, non lo metto spesso proprio perché già soltanto dover stare continuamente attenti che non sbavi, insomma, è un rossetto che va gestito molto molto bene e non tutti hanno la pazienza. Io a volte ce l'ho, altre volte no e preferisco altro. Se fosse stato già un satin sarebbe stato meglio, ma tanto questo non si trova più online. Però è comunque un bel colore. Secondo me la texture poteva essere molto meglio perché MAC fa anche rossetti cremosi che sono scuri e che rendono molto meglio di questo. Quindi, secondo me, come ho detto prima, gli scuri di MAC sono hit or miss, alcuni sono buoni, altri un po' meno. Questo però, già soltanto per la grande avventura che è stata generata da questo rossetto, ne è valsa comunque la pena. Il colore è questo. E quindi questo è Witch Witch. Io comunque sotto ho le labbra fucsia. È bello che voi non le possiate vedere. Tralasciando il fatto che dopo avrò bisogno di 15 kg di burro di karité per farmi riprendere le mie labbra, questo è Hue. Io spero di pronunciarlo bene, ma non so il francese, quindi è tutto molto bello. Questo viene descritto da MAC come un berry. È un amplified. Anche questo era un'esclusiva online che era uscita con la collezione Relaxatoire quest'estate. Io l'avevo comprato appunto dal sito italiano di MAC. Questo è un rossetto che ha avuto una lunghissima storia perché è tipo uscito in tre versioni diverse nel corso degli anni. Prima era uscito, se non mi sbaglio, come Cream Sheen, poi come O Matte Retro Matte con una vecchia collezione di Rihanna e poi riuscito per la terza volta in versione Amplified. È un colore veramente delizioso, bellissimo, sta bene con tutto, sta bene a tutti. È proprio un berry, un colore proprio bacca di bosco, bello, 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 bello. Molto confortevole, molto cremoso, molto lucido, però non va da nessuna parte, non migra dai contorni, dal contorno delle labbra, non va nelle pieghette, non fa un brutto effetto. Rende le labbra proprio belle piene, belle da vedere, non evidenzia nessun tipo di secchezza. Questo è veramente un peccato che sia esaurito anche sul sito e che non si possa più trovare perché è veramente delizioso. Lo swatch è questo qui, è l'ultimo, questo qui. Veramente un bellissimo colore. È un peccato che non si trovi, anche se questo insomma non è proprio un colore super 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 introvabile, perché voglio dire, di rossetti così un po' marsala, un po' berry che si portano tanto in questo periodo, ce ne sono, ne fanno tante marche, però questo devo dire che secondo me è tra i migliori e a me piace veramente tantissimo, lo porto spesso infatti e sta bene con qualsiasi trucco, tipo anche con un trucco così o un pochettino anche più carico. Questo è molto bilanciato, non è troppo scuro, non è troppo chiaro, è perfetto e sta bene secondo me a qualsiasi carnagione. Quindi questo è Hue. E direi di andare avanti. Siamo agli ultimi 5 colori, forse ce la posso fare senza tipo morire perché ho le labbra fucsia, voi non potete capire di che colore assurdo sono le mie labbra sotto. Ma questo è Steam Heat, è un satin, era uscito quest'estate con la collezione Wash and Dry, che era la mega collezione estiva di MAC. MAC fa delle mega collezioni, grandi collezioni per tutte le stagioni, poi fa collezioni un po' più piccoline, questa era quella grandissima per l'estate. Questo viene descritto come un rosso vivido in base gialla, è un rosso aranciato, però non eccessivamente aranciato, insomma non è Lady Danger che poi è arancione. È un rosso sì caldo, però è comunque abbastanza medio, abbastanza neutro e quindi sta bene a tutti. Questo è il rosso che ho portato di più in assoluto durante l'estate, perché mi piaceva proprio tanto. È un satin, quindi è
a metà tra un cremoso e un matte, molto confortevole sulle labbra, molto bello, non va nelle pieghe, non sbava, eccetera, eccetera. Veramente un bellissimo rossetto ed è un peccato che non sia in edizione permanente perché MAC non ha rossi di questo genere tra i satin. L'unico rosso veramente aranciato che MAC ha in linea permanente è Lady Danger, che è veramente è un po' eccessivo, ecco. Il packaging era molto molto carino secondo me, ad alcuni piaceva, ad alcuni no, a me fondamentalmente non dispiaceva, molto carino. Il rossetto è veramente molto bello, è un peccato, veramente un peccato che non ci sia più. Non so se lo potresti ancora trovare in qualche store, magari se siete particolarmente fortunati potete chiedere, ecco, perché questa collezione non è che era, non è andata proprio tanto tanto a ruba. Infatti cambia la luce ovviamente, perché qui quando mai non cambia la luce. Molto 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 bello, secondo me è proprio un bel colore, tanto è anche abbinato alla mia camicia, fantastico, vedete, noi pensiamo a tutto, in realtà no. Comunque è un rossetto molto molto bello e se lo trovate ancora, magari chiedete, prendetelo perché è molto bello. I miei swatch stanno diventando sempre peggio, proprio a membro di Segugio, come dice il poeta. Questo è Evening Rendezvous, era uscito con la mega collezione di Natale, la, si chiamava Magic of the Night. Io questo me l'ero fatto mandare dallo store di Bologna perché avevo paura di non trovarlo e perché non potevo passare in negozio in tempi brevi. E quindi me lo sono fatto mandare per posta. È un bellissimo viola. MAC lo descrive come un deep reddish purple. Effettivamente sì. Ha anche del grigio all'interno del malva. Però sì, fondamentalmente è un viola non particolarmente freddo. È un matte. Non so se l'ho detto, forse no. Molto molto bello. Questo l'avevo anche inserito nella mia classifica di rossetti preferiti per l'inverno-autunno. Perché è veramente molto bello. Questo è uno dei nuovi matte di MAC, cioè più cremosi di quelli precedenti. Cito sempre Russian Red, perché secondo me Russian Red è proprio il classico matte di MAC vecchia scuola. Questi sono un po' più morbidi, un po' più effetto velvet che realmente opaco completo, perché hanno una leggerissima luminosità, leggerissima. Questo è un colore veramente molto bello. Lo swatch è qui, ve l'ho anche già fatto vedere. Stupendo colore, veramente molto bello. Il packaging l'avevo già detto anche in quel video, che non è particolarmente natalizio, se devo essere sincera. Però il packaging era molto bello. Tutto questo viola, è viola, tutto viola, vedete? Tutto abbinato. Come ho detto prima, qui non si lascia niente al caso. Il colore è molto bello, il rossetto è molto bello. È un colore particolare, però secondo me è un colore che comunque è portabile, è tranquillo, nonostante sia molto particolare, non somiglia a Groovy di Mulak. Se qualcuno magari se lo stesse chiedendo, Groovy è più freddo e più scuro ed è molto più grigio. Questo ha molto più rosa e rosso all'interno, quello è proprio molto molto freddo. Comunque, questo è Evening Rendezvous. Andiamo, sono gli ultimi tre. Sulla chattina segreta di Telegram c'è questo mito che io stia bene con qualsiasi colore, ma non è assolutamente vero perché infatti con questo sto piuttosto male. Questo è Margherita, era uscito con la collezione di Giambattista Valli. Allora, ammettiamo che non mi sta benissimo e la texture mette in evidenza qualsiasi pellicina voi abbiate, anche le pellicine che non avete ve le mette in evidenza perché è un colore molto bello, a me piace moltissimo, lo porto anche. Somiglia a Sorbet di Mulak, ma Sorbet è ancora più chiaro. Viene descritto da MAC come un bright yellow peach, quindi un color pesca molto giallo. Effettivamente sì, è esattamente così. È un matte anche questo, forse sì, l'ho anche già detto. È un forse per i pigmenti, secondo me. È molto 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 patchy, nel senso che se io mi avvicino, vedete che evidenzia molto il fatto che io abbia le labbra disastrate dopo aver sbocciato tutti questi rossetti. Però il colore è molto bello, a me piaceva tanto. Io questo non l'ho comprato da MAC direttamente, ma da una ragazza su Depop che me lo ha venduto. Era nuovo però, ecco, perché lo volevo tantissimo. Me l'ero provato in negozio e mi ero sempre pentita di non averlo preso. Quindi poi quando l'ho trovato ad un prezzo umano, perché questa collezione viene venduta a prezzi veramente assurdi, quello che vi farò vedere dopo l'ho visto venduto, cioè l'ho visto gente chiedere 75 euro. Non sto scherzando, cose folli. Questo io l'avevo pagato più o meno quanto l'avrei pagato il negozio.
Il colore è molto bello, potreste prendere sorbet di Mulac se vi piace, questo è più corallo secondo me. A me piace, sicuramente è un colore che sta bene a chi è molto più caldo di sottotono rispetto a me, io sono piuttosto neutra, tendente leggermente al freddo e a chi ha le labbra perfette, dovete veramente non avere neanche una pellicina, un difetto, meglio fare un piccolo scrub alle labbra prima di metterlo perché... Gliel'ho detto, evidenzia moltissimo, però è molto bello. Lo swatch è questo qui, lo potete vedere qui, molto molto bello. Comunque il colore è stupendo, il packaging era meraviglioso. I packaging di questa collezione erano veramente stupendi. Io sto ancora cercando Bianca B e magari anche Tats, ci ho rinunciato perché chiedono cifre assurde, ma Bianca B, se riuscissi a reperirlo, mi piacerebbe, quello molto molto chiaro. Non so perché ho questa voglia insana di quel rossetto. Comunque, questo è Margherita ed è questo qui. Questo tra tutti i matte che vi ho fatto vedere da poco è quello che ricorda più i matte vecchi, quindi molto asciutto, nonostante abbia questo leggera luminosità, la texture sì, è molto cremoso da applicare, però ecco, secondo me i pigmenti lo rendono quasi più secco, non lo so, è strano. Secondo me il pigmento arancione sui rossetti non va particolarmente d'accordo. Comunque il rossetto è molto bello, io lo porto quando faccio un trucco che ci stia bene e anche così in realtà sta bene, magari con un blush diverso, ecco il blush lo cambierei, però è molto carino. Ho lasciato il meglio per ultimi, cioè gli ultimi due colori sono proprio i gioiellini di gioiellini. Questo è Eugénie, anche questo era uscito con la collezione di Giambattista Valli. MAC lo descrive come un dark cherry with blue undertone, quindi un ciliegia scuro con sottotono blu e assolutamente la descrizione, mai descrizione più azzeccata. Questo rossetto è bellissimo. È molto classico, secondo me è molto elegante. La texture, come ho già detto nel video dei rossetti invernali, che vi linkerò ovviamente sopra come schedina, poteva essere meglio, nel senso che a volte, insomma, è un po' patchy, bisogna comunque aiutarlo con una matita, però il colore è bellissimo. Questo viene venduto per cifre assurde adesso, veramente, vi ho detto che l'ho visto venduto, cioè ho visto gente chiedere 75 € per questo rossetto, non sto scherzando, è vero. Io questo l'avevo comprato in negozio perché fui fortunata e trovai la collezione quasi in tonsa, mancava il fucsia Tats, però questo secondo me è bellissimo. Non potevo lasciarmelo sfuggire perché veramente è proprio un colore mio, cioè un colore a cui io immediatamente lo vedo, dico ah, ok, sei mio, ciao, sei bellissimo. Questo è lo swatch, il rossetto è questo qui. Come vedete non è proprio super omogeneo, però guardate quanto è bello. Guardate che effetto elegante che dà alle labbra. Perché è proprio uno di quei rossetti classici, uno di quei rossetti che stanno bene con qualsiasi cosa. Se fate magari soltanto una bella riga di eyeliner nero e lasciate la palpebra con un velo di sfumatura, è proprio la morte sua. Ovviamente non è un rossetto unico, ci sono tanti colori simili a questo, so che NARS ne fa qualcuno, insomma, ce ne sono tanti che potete trovare che sono simili a questo. Potete andare su Temptalia e cercare il dupe, sicuramente qualcosa li troverete e magari qualcosa che ha una texture leggermente migliore di questo, però questo per me è proprio un gioiello. Guardate quel packaging, quanto era bello, era stupendo questo packaging. Sembra proprio un gioiellino quando lo aprite e vedete tutto monocolore. Insomma, è bellissimo. E peccato che non si trovi più, ma questo è tanto tipo sold out immediatamente. Ed è però proprio bello. Quindi questo è Eugénie. Spassiamo l'ultimo, ce l'abbiamo fatta. Come si dice, finiamo veramente con il meglio del meglio del meglio del meglio. Questo è Von Teese, che era la collaborazione di MAC con Dita Von Teese, che è uscita a dicembre. Io vi farei vedere, so anche soltanto il packaging, guardate che c'è la firma di Dita Von Teese sul rossetto e c'è anche proprio incisa sullo stick. Io sono terrorizzata all'idea di usarlo troppo spesso perché poi va a finire che si consuma la firma, però insomma sì, lo metto. MAC lo descrive come un vivid tomato red, quindi un rosso pomodoro vivido. Sì, è un rosso leggermente aranciato, però anche piuttosto medio.
Se lo vedete vicino a Steam Heat, sono molto simili. Questo è più freddo rispetto a questo e la texture è diversa, naturalmente, perché questo è matte. Steam Heat era un satin. È bellissimo. Questo, anche questo, me lo sono dovuto far prendere in Francia perché era andato soldato sui Mac istantaneamente. Questo era un'esclusiva online, ma è bellissimo, è di una bellezza pazzesca. Non è un colore particolarmente originale, però io amo di Tamontise, di amore imperituro e totale, e quindi il suo rossetto lo dovevo avere. Bellissimo colore. Il suo rossetto storico è Ruby Woo, però insomma ha fatto questa collaborazione con MAC per l'uscita del suo libro, che si chiama My Beauty Mark, se non mi sbaglio, che vorrei leggere perché Edita Montisa è una donna molto intelligente, peraltro, oltre ad essere bellissima a livelli assurdi, bella bella in modo assurdo, come si dice. È veramente un rossetto molto bello, molto confortevole. L'ho portato poco perché, come ho detto, ho paura di usarlo troppo. Però, insomma, è un pezzo anche da collezione. Però, secondo, io non concepisco il fatto di avere il make-up e non usarlo. Non ho la collezione, cioè non colleziono make-up. Io compro il make-up che mi piace per usarlo. Quindi, questo è un po' a metà, è un po' anche collezionismo, però sicuramente lo userò. In estate un po' di più perché insomma è un rosso un po' più caldo, anche se io non ho la concezione stagionale del make-up, però mi piace tanto, è veramente molto bello. Questo è molto confortevole come matte, piuttosto ha anche questo un po' di lucidità, ma è stupendo. Bene, abbiamo finito, siamo riusciti a se ci abbiamo messo un secolo, ma perché insomma erano tanti rossetti e ci vuole il suo tempo. Io ho le labbra devastate, avrò bisogno di 5 chili di burro di karité, tipo mi metterò tutta la jar di burro di karité sulle labbra per farle riprendere e sono viola sotto, io non ve le faccio vedere perché vi voglio troppo bene. Però questo era il video di miei rossetti MAC, la prima parte, poi dovremo fare la seconda con tutti quelli in permanente, ci divertiremo anche lì, spero. Scusate, fatemi sapere quali colori vi piacciono vi sono piaciuti di più, quali secondo me mi stanno meglio. Siete buoni, siete carini, siete coccolosi, non insultatemi come al solito. Io vi voglio tanto 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 bene, mi affido sempre alla vostra bontà d'animo e ovviamente sembro ubriaca perché a furia di togliere i rossetti con la salvietta, tutto lo struccante tutti i miei tipi è entrato in circolo, secondo me sono tipo ubriaca dell'alcol, delle salviettine struccanti. Insomma, fatemi sapere un po' quali colori vi piacciono di più, quali avreste voluto comprare o tra quelli che ancora si possono trovare, quali magari andrete a vedere in negozio. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!